Grazie Presidente. Dunque, è vero che il lavoro che si porta avanti è un lavoro collegiale, è un lavoro su cui poi ognuno porta il proprio contributo, però permettetemi in questa sede di dire una cosa assolutamente vera e incontestabile. Il Presidente Sturni su questo regolamento ha messo veramente l'anima, per cui vorrei ringraziarlo pubblicamente perché ha fatto un lavoro meticoloso che lascia a tutti noi come grande patrimonio. Il concetto di partecipazione è uno dei nostri cavalli di battaglia. A volte si approccia al governo di un'istituzione con l'intenzione di fare tante cose, poi la realtà a volte ti mette di fronte anche a una serie di ostacoli che vanno superati, che vanno gestiti e che ti portano comunque a ottenere dei successi, qualche volta anche degli insuccessi. Io su questo specifico aspetto ritengo che invece stiamo conseguendo un successo veramente apprezzabile, perché è un qualcosa che va al di là delle ideologie, al di là delle posizioni di partito, di movimento, insomma di forza politica. Garantire a un'amministrazione che nella definizione di quello che è poi uno dei momenti più importanti, cioè l'indirizzo sulla spesa che i fondi dei cittadini diciamo, mettono con le loro contribuzioni a disposizione dell'ente, possono essere, anche se in parte diciamo, contenuta, indirizzati da loro stessi attraverso un procedimento democratico, partecipativo, coinvolgente. Questo credo che sia veramente un qualcosa di apprezzabile che, ripeto, sopravvive a qualsiasi ideologia politica e qualsiasi forza politica. Per cui ritengo che su questo si possa anche andare avanti, migliorare, trovare anche nell'ambito dell'esercizio di questa volontà, diciamo, il superamento delle difficoltà che si potranno incontrare. Direi che noi già abbiamo sulla partecipazione avuto un esempio importante, e mi riferisco al processo partecipativo di Piazza dei Navigatori, su cui ovviamente questo regolamento pone anche tutta una serie di presupposti che in realtà poi hanno trovato concretizzazioni in quella che è la modalità scritta con cui si intende portare a partecipare i cittadini alla definizione della spesa pubblica. Direi che su questo non c'è molto altro da dire se non collaborare tutti con tutte le forze politiche da qui in poi anche nelle consigliature successive a far sì che la partecipazione dei cittadini sia sempre più costante, forte e presente, soprattutto anche in quei contesti in cui magari i cittadini dalla politica sono stati allontanati. Io credo che decidere insieme anche su aspetti contenuti cosa si vuole fare sia un grande segno di democrazia e di espressione della volontà del popolo. Grazie al consigliere Sturni.